me somebody. Let's go. Amici di Liguria Web TV, abbiamo il piacere di ospitare un campione, un grande campione, perché tuttora è un campione praticante. Gli anni passano, ma Mirko Celestino non posso dire che sia come il vino che invecchi, perché sono ben altri quelli invecchiati, ma dalla strada alla bike continua a mantenere viva la passione e soprattutto la passione dei suoi tifosi. Campione, ve l'ho appena nominato, è Mirko Celestino. Vestito anche la maglia azzurra, se ricordo, vero? Sì. Hai vestito anche la maglia azzurra, no? Che dopo essere stato più che bravissimo ciclista su strada, ha affrontato il mondo della bike con grandi soddisfazioni ed è diventato anche un bravissimo dirigente, perché come sentiremo organizza varie manifestazioni, tra cui una che apprezziamo proprio domenica 18 maggio in quel di Andorra. Mirko, tanti anni di carriera, hai iniziato col Trofeo Laiguella, veramente con un successo, vero? Con un successo locale importante, ma poi ce ne sono stati altri. Sì, ciao a tutti, ti ringrazio innanzitutto Stefano di avermi ospitato qua nella tua trasmissione. Sì, ti hai ricordato bene alcuni punti della mia carriera, ho vestito 3 maglie azzurre su strada, 4 al mondiali mountain bike, dove sono riuscito a portare a casa anche un argento e un bronzo, e nel 2011 ho vinto il trofeo Laiguella proprio a 2 passi da casa mia. E poi, tanto per non farci mancare questa ciliegina sulla torta, che per me è stata come una vittoria, nel 2003 ho fatto secondo alla Milano Sanremo dietro a Paolo Bettini. Abbiamo fatto il tifo d'inferno sino in fondo, dai Mirko, Bettini, grande, anche Grillo, grande campione. Senti, non è da un po' troppo tempo che manca un trionfo azzurro ai mondiali, eppure partiamo sempre per favoriti, più ancora che nel calcio. Sì, la tattica un po' del mondiale è sempre particolare, l'Italia lavora sempre tantissimo, secondo me si espone già troppo dai primi chilometri, non rischiano mai, e d'altronde per vincere le gare tante volte bisogna rischiare di perderle, no? E io infatti i grandi successi che ho ottenuto su strada sono stati proprio per questo, ho rischiato sempre molto, alcune volte è andata male e parecchie volte è anche andata bene. E nella mia carriera da ciclista su strada sono riuscito a portare a casa anche 2 gare di Coppa del Mondo a giovanissimo, proprio a 25 anni. Mica male, anzi tutt'altro che male la carriera di Mirko Celestino, che poi ha avuto questa seconda giovinezza nella bike, una differenza enorme. La strada è una cosa, la bike è tutto un altro mondo, però sotto certi aspetti forse è ancora più fascino, vero Mirko? Ma guarda, ho lasciato il ciclismo su strada, tra virgolette, professionistico, proprio alla mia età di 33 anni, perciò ancora giovane per questo sport, solo che avevo perso un po' di passioni, un po' di quegli stimoli vincenti. Io sono stato capitano di grandi squadre, non mi andava bene di fare il gregario, non ero capace, non mi sentivo appagato, quindi ho preferito smettere e dedicarmi a un altro sport, che appunto è la mountain bike ancora tutt'oggi. E all'inizio è stata davvero dura, ho avuto molta difficoltà soprattutto in discesa, strano ma proprio così, su strada ero un fortissimo discesista insieme a Paolo Savoldelli, in mountain bike ho dovuto ricominciare tutto da capo perché altre impostazioni, altra tecnica e altre difficoltà, ho dovuto proprio abituarmi a correre nello stretto, nei sentierini, piuttosto che nelle strade larghe di asfalto. Senti, in questo momento il ciclismo italiano non è che goda ottima salute, a parte Vincenzo Nibali, che lo aspettiamo al Tour perché non è venuto al Giro, proprio perché cerca di fare un grande risultato al Tour. Aspettiamo Moser e poi ci sono più ex che davvero grandi promesse. Intravedi qualche luce, qualche barlume di speranza in un'ottica medio futuribile, Mirko? Ma guarda, si sta lavorando bene, soprattutto dal punto di vista nazionale, stanno lavorando molto bene. Adesso abbiamo visto il nuovo rientro di Davide Cassani come diciamo il commissario tecnico. Abbiamo qua in zona un buon ragazzo che corre alla Lampre, che è
non mi viene più il nome, ecco. Ed Imperia mi sembra. Sì, ed Imperia, certo. E... è passato professionista da pochissimo. Bonifazio, ecco, scusatemi il lapsus, ma è Bonifazio. E poi c'è ancora un altro corridore molto bravo, Salerno, che anche lui è di Arma di Taggia. Comunque dai, qua in Liguria stanno crescendo dei buon corridori. Allora, senti Mirko, la seconda vita di Mirko però non è costellata solo delle difficoltà ma anche delle soddisfazioni che provengono dalla mountain bike, ma anche dal suo ruolo di organizzatore. L'Andorra Race, frutto del connubio tra Andorra Race e il triathlon di Andorra, prima era l'Andorra Cele, dà vita a un grande meeting che avrà il suo momento culminante domenica. Ci sono già oltre 600 iscritti, nomi molto importanti per correre questa Andorra Bike che sta veramente facendo scoppiare di passione tutto il nord e il centro d'Italia. Sì, il mio motto, diciamo che è proprio quello di unire le forze, no? L'unione fa la forza, e appunto per questo noi quest'inverno ci siamo seduti a tavolino con gli organizzatori del triathlon di Andorra. Noi, per quanto riguarda la mountain bike e la bicicletta, ci siamo uniti e abbiamo formato l'Andorra Race, che è una grossa società, che stiamo facendo grosse cose. 15 giorni fa c'è stato il triathlon di Andorra con 960 partenti, domenica 18 maggio ci sarà la mountain bike, siamo arrivati che già... non è il primo appuntamento, perché no, mi sembra la quarta edizione. Siamo già 600 partenti ad oggi, quindi il morale è molto buono, il tempo danno ottimo, perché la preoccupazione per quanto riguarda le manifestazioni sportive, temperatura di natura in salita, addirittura sì, in salita, sì. Quindi dovremo rifornirci di acqua. Si suderà un po', sì. Senti, c'è già qualche previsione, tu conosci benissimo l'ambiente, quindi ci saranno dei biker sicuramente all'altezza delle situazioni che si daranno autentica battaglia, perché questa, sappiamo che questo tuo appuntamento è di grande prestigio ed è davvero molto 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 atteso dai biker. Sì, abbiamo dei grossi nomi, abbiamo Johnny Cattaneo, che è un ex campione italiano della Specialty Marathon, poi c'è Damiano Ferraro, che è vice campione italiano in carica, poi abbiamo il campione colombiano, il campione austriaco, sono tutti personaggi davvero importanti. Come donne abbiamo la Lorenza Menapace, che arriva dal Trentino addirittura, che è una specialista delle 24 ore. E la nostra gara è una gara davvero impegnativa, 47 km con 1400 metri di dislivello, sentieri molto tecnici ma messi puliti, sistemati alla perfezione, appunto per far divertire sia i più forti ma anche quelli che vengono giù per farsi una pedalata sulle nostre montagne. C'è già un pronostico che Mirko Celestino si sbilancia a fare per questa Andorra Bike, con così tanti nomi illustri, a renderla ancora più prestigiosa? Ma io, il mio pronostico è su Luca Ronchi. Luca Ronchi è un corridore poco conosciuto ma fa parte della mia squadra, è un corridore che l'ho motivato molto quest'anno, perché ha bisogno di una persona al fianco con esperienza, e questo ragazzo mi darà grosse soddisfazioni quest'anno, e perciò do favorito a lui, perché lo aspetto e sa che avrà gli occhi puntati per tutte le due ore e mezza di gara. Bene, Mirko, noi ti ringraziamo, Liguria Vole TV ti ringrazia di essere stato con noi, di esserti proposto ai nostri spettatori nella rete, e ovviamente ti aspettiamo ancora qua in futuro con te e con altri dirigenti, come magari l'amico Carlo Rista, come magari Giorgio Baldo, a parlare dell'Andorra Race, che comprende l'ex Andorra Celestino, l'Andorra di bike, ma soprattutto anche la società di triathlon, che ha realizzato ben 23 manifestazioni consecutive, 23 anni di triathlon. Sì, infatti Carlo Rista è il presidente di questa società, è una persona con molti anni di esperienza sportiva da organizzatore. Lui quest'anno insieme a lui abbiamo organizzato il 23esimo triathlon. Io davvero, permettimelo di ringraziare tutti gli sponsor che ci stanno dando una mano, perché più si va avanti, sempre più, uno su tutti è il Molo 844, essendo qua della Liguria mi fa piacere davvero nominarlo e ringraziarlo. Grazie a Mirko Celestini, in bocca al lupo dunque per Andorra Bike di domenica 18 maggio, in bocca al lupo anche per Mirko Celestino, ciclista, di biker, per i tuoi futuri programmi, i tuoi futuri successi. L'appuntamento con te è a fra qualche tempo, perché questa è stata una prima, auguriamoci anche di altre occasioni per chiacchierare di ciclismo assieme, d'accordo Mirko? Grazie a tutti e grazie a tutti gli appassionati, e continuate a seguirmi. Grazie Mirko Celestino, grande campione di ciclismo, organizzatore di grandi manifestazioni di bike qua a Liguria Web TV. Arrivederci. Ciao. Help me somebody.